Ciao bambini, oggi cominciamo a conoscere un po' meglio il nostro metro. Impareremo a conoscere le parti più piccole del metro, i sottomultipli, il decimetro, il centimetro e il millimetro. Dobbiamo costruirceli. Occorrente: un foglio bianco, un righello, una matita ben appuntita, delle forbici e una gomma se per caso sbagliamo. Disegniamo tante linee parallele sul foglio. La distanza tra una linea parallela e l'altra potrebbe essere la larghezza del righello. Ok, a questo punto ho preso il righello, ho misurato da 0 a 10, ancora da 10 a 20 e da 20 a 30 e ho tracciato 3 linee verticali, anche tra loro parallele. Sono venuti fuori parecchi rettangoli. Tutti questi rettangoli sono lunghi un decimetro, cioè quella parte che va da 0 fino a 10, o da 10 fino a 20, o da 20 fino a 30, e così via, fin tanto che nel metro si arriverà a 100. Ho tagliato 10 rettangolini e su ciascuno ho scritto decimetro freccetta dm. Dm, dm è il simbolo di questa unità di misura. Su alcuni ho scritto 10 volte più piccolo del metro, così per ricordarmelo. Adesso voglio dividere uno dei rettangoli che non ho tagliato in centimetri. Come vedete, ad ogni centimetro del righello ho fatto una lineetta, così da poter poi dividere il rettangolo. Ecco diviso il mio decimetro in 10 centimetri. Il simbolo dei centimetri è cm. A questo punto devo tagliare i centimetri. Ecco, adesso ho disegnato un altro centimetro e l'ho diviso ancora in 10 parti, che sono i 10 mm. Il simbolo del millimetro è mm. Un millimetro è 1000 volte più piccolo del metro. Io non ci vedo molto bene e allora mi sono aiutata con la lente di ingrandimento. Mi occorrono ancora un cartoncino con su scritto 0 metri e un cartoncino con su scritto E. A questo punto tutto. 10 decimetri che utilizzerò in orizzontale, 10 centimetri che utilizzerò in verticale, 10 mm che utilizzerò in verticale e i miei due cartoncini che ho appena fatto. Non buttate via i rettangoli rimasti, ci serviranno più tardi, non preoccupatevi. Ecco apparecchiata la mia tavola matematica. Ho messo nei cartellini avanzati la parola metri, in un metro c'è un metro. Decimetri, all'interno di un metro ci sono 10 decimetri. Centimetri, all'interno di un metro ci sono 100 centimetri. Millimetri, all'interno di un metro ci sono 1000 mm. Voglio misurare la larghezza del sussidiario. Il sussidiario misura un decimetro, 2 decimetri e 3 centimetri. Ecco, ho scritto la misura del sussidiario. 0 metri, 2 decimetri, 3 centimetri. Come posso leggere questa misura? Ho 0 metri e 23 centimetri, oppure 2 decimetri e 3 centimetri. Allora, limitiamoci in questo momento a misurare oggetti più piccoli e lavoriamo con decimetri e centimetri. Allora, io adesso ho misurato un oggetto che era lungo 3 decimetri
e 2 centimetri. Allora, cosa posso dire? Posso dire appunto 3 decimetri e 2 centimetri, ma anche 10, 20, 30, 32 centimetri. Ecco, io direi che adesso potreste esercitarvi così, cioè a trasformare decimetri in centimetri e quando è il momento a mettere la E o togliere la E. Ricordiamo, 1, 2, 3 decimetri e 2 centimetri oppure 32 centimetri. Buon lavoro!